Eccoci qua. Già, Ciao Jagannath, Jagannath. buongiorno, Ciao. meravigliosamente insieme. Inizia, esatto, inizia la registrazione. Oggi è una Bene. giornata importante, cos'è lo Yatra, se non La sbaglio? Tayatra? Oggi Sì, cos'è? abbiamo appena fatto un video sull'argomento Questo, infatti, i miei stamattina. meeting lui. Stavo pensando addirittura di caricare i miei antichi video che ho fatto in India, Bello. registrati soprattutto dalla televisione indiana in diretta. No, infatti Non dovrebbero esserci problemi di copyright, ma i miei vediamo. contatti indiani su Facebook mi hanno mandato tutti gli auguri tra i Esatto. per Sì, quello. infatti poi se vedrai l'ultimo video che abbiamo fatto, ci saranno anche delle altre elaborazioni. No, Adesso ma però no. mettiamo da parte e parliamo Dell'argomento di che vogliamo altro, di una, affrontare. esatto, Allora, nuovo argomento. a me piacerebbe discutere della legittima difesa, della difesa personale secondo la cultura vedica, sia fisica che mentale ed eventualmente anche sottile. Perfetto, beh, mentale e sottile è la stessa cosa. È la stessa cosa? Ok. Esatto. Però appunto, adesso vediamo. Secondo la cultura vedica, la legittima difesa è un diritto naturale Sì. di ogni essere vivente. Sì, È una legge della natura. Qualsiasi chiaro. essere vivente desidera continuare a vivere, per Certo. cui quando viene aggredito si difende. Cioè, non è una questione di scelta, è una questione di istinto. Il corpo e la mente reagiscono istintivamente, automaticamente, verso le aggressioni. L'essere Chiaro. umano ha maggiori capacità di autocontrollo rispetto agli animali, o O dovrebbe averlo. dovrebbe averlo. E quindi ha una maggiore responsabilità di Sì. comportarsi bene. Sì. Ora, nel sistema vedico del Varnashram, gli kshatriya hanno il dovere specifico di proteggere tutti i sudditi, i prajna, umani e animali. Gli animali che fanno parte dei sudditi sono quelli che collaborano con la società umana, Sì. Certo. non quelli che non collaborano, perché quelli non sono pragia, quelli sono fuori, sono Prendo fuori dal foglio per sistema. prendermi appunti, ti ascolto. Esatto. Per esempio le zanzare, i topi, le Quindi. sanguisughe. No, non sono considerati prajna perché non collaborano alla comunità, alla società, diciamo così, del regno. Sì. Mentre invece i prajna, gli animali che fanno parte della società umana civile, sono per esempio le Sì, come abbiamo parlato mucche, l'altra i volta. cavalli, gli elefanti, i cani, le Ah. pecore, le capre, cioè Praticamente tutti tutti gli gli animali animali un po' che domestici e contribuiscono, dediti alla pastorizia. esatto. Eh? Tutti un po' gli animali domestici dediti alla pastorizia. Gli animali domestici sono gli animali che contribuiscono qualcosa di utile alla società. I Certo. gatti, no? I gatti difendono le case, difendono il Dai villaggio topi, dai dalla. topi, dai serpenti, chi più ne ha più ne metta. Quindi i prajna, sotto la categoria dei prajna, sono compresi tutti gli esseri umani e gli animali che collaborano con la società. Pragia. Questo esclude gli esseri umani criminali. Ah. Quindi non è che gli esseri No. umani criminali hanno più diritti rispetto agli animali perché sono umani. Bravo. Li perdono. Perché non collaborano insieme al gruppo.
Cioè, è come le cellule cancerose di un organismo umano, per esempio, no? Però anche gli Certo, animali possono che avere cancro. Però l'essere umano, impazziscono e non seguono l'ordine. sì, non collaborano. Non collaborano. La loro, che siano pazzi o che siano sani di mente, comunque il problema è che non No, collaborano. no, non parlavo di pazzia individuale, ma di Ah, pazzia vabbè, sì. simbolica delle Lo cellule. so, però meglio chiarire perché quando la gente, noi Chiaro. adesso pubblicheremo il video sul canale, quindi dovremo Certo. assicurarci di fare del nostro meglio Chiaro. perché le persone comprendano correttamente. Per la chiarezza. E va che. Quindi, lo Kshatriya ha il dovere di difendere tutti i Praja. Non è che uno chiama lo Kshatriya perché c'è un povero topo. Capito? Sul ciglio della strada che sta morendo. No. Lo Kshatriya dice: guarda, lascialo morire in pace perché questo non è il dovere dell'essere umano. Il dovere dell'essere umano non è quello di andare a salvare tutti. Cioè, io vedo che ci sono un sacco di persone oggi come oggi che non possono fare molto di più per la società universale, per cui si dedicano ai cani e ai gatti abbandonati, malati, Certo. incidentati, eccetera, eccetera. Vabbè, cani e gatti sono animali domestici, quindi potrebbero contribuire alla società umana. Se non contribuiscono perché noi glielo impediamo, il problema è nostro. Per esempio, se noi abbiamo un cane che però non contribuisce alla società umana, ma non fa altro che spargere, mangiare animali innocenti e spargere. E fare rumore a destra e manca. Esatto, capito? Quindi, cioè, la responsabilità è nostra, non è del cane. Certo. Perché il cane allo stato selvatico non mangia le No. mucche. Vive. Cioè, Mangia altri tipi di carne, lui consono mangia allora. i topi, mangia, che ne so, gli animali abbastanza piccoli da creare dei problemi, specialmente i Beh. topi. Ci sono certe razze di cani che sono proprio abilissime, hanno proprio una tendenza naturale a acchiappare i topi. Per esempio, il Fox Terrier mi dicono che è un acchiappatopi fenomenale, Questa è fantastica. esatto. Per cui se vivesse diciamo così, nell'ambiente naturale, non chiuso in casa e nutrito a scatolette di manzo, specialità del gourmet per cani, no? Cioè, se vivesse nell'ambiente naturale sarebbe utile alla società umana. Chiaro. Il fatto che Poi noi gli impediamo di vivere in un ambiente naturale lo rendiamo inutile o addirittura dannoso. Ma quello è un altro certo. discorso. Per il discorso che stiamo facendo adesso, il cane è un problema solo se diventa un aggressore. Il cane, qualsiasi altro tipo di animale, Qualsiasi tipo di ovviamente. animale o di essere umano Chiaro. è un aggressore. Lo Certo. Kshatriya deve difendere i Praja dalle aggressioni fisiche. Allora, quali sono questi sei tipi di aggressioni fisiche? Ovviamente qualcuno che ci attacca con delle armi letali, delle Sì. armi che possono darci un grave danno o addirittura ucciderci, Uccidere, no? certo. Per cui può essere un coltello, una Va bene, pistola, un oggetto un contundente oggetto qualsiasi. contundente, un sasso, uno di quelli grossi, l'intifada, cioè, tutti questi sono, diciamo così, esempi di aggressione con armi pericolose. Se uno ti aggredisce con un cucchiaio di plastica, cioè,
A meno che non sia John Wick, io direi che è meglio lasciarlo, cioè, far finta di niente e andare avanti. C'è presente John Wick? Chi? John Wick, quello dei film, la serie dei film. No, Non l'hai non visto. È sono amante famoso del per cinema. aver ucciso la gente con una matita. Ok. Ne ho sentite di peggio nella Ah, sì, va cronaca, bene, però se non uno sono un amante del qualsiasi, cinema. esatto. No, non sai un cinema. Va bene. Comunque, in ogni caso, no, se uno ti aggredisce con una matita, no, a meno che non sia veramente esperto nelle arti marziali, nel combattimento, cioè dice la matita, sì, vabbè, lo pigli, gli pigli la matita dalla mano e la metti in tasca. Vabbè, matita o qualsiasi altro oggetto. Qualche cosa che non è veramente pericoloso, no? Quindi non è un'arma pericolosa, però dipende, l'arma pericolosa, come abbiamo detto prima, è non solo l'arma stessa medesima, ma anche l'abilità nell'usarla. Chiaro. Quindi noi abbiamo il diritto di legittima difesa contro ogni tipo di aggressione. Lo kshatriya interviene o come prevenzione oppure quando noi non siamo in grado di difenderci da soli. Ovviamente ogni varna comunque può Tutti, difendersi ed è tenuto non internamente. solo ogni varna, ma anche gli animali hanno il diritto di Beh, difendersi. ma di questo lo. Tutti gli esseri hanno il diritto di difendersi contro chi li aggredisce con un'arma pericolosa. Certo. Secondo tipo di attacco è un'aggressione attraverso il fuoco, Che è sempre un'arma, sì. che è sempre un'arma molto pericolosa, per cui magari non aggredisce noi personalmente, ma aggredisce la nostra abitazione, aggredisce la nostra automobile, aggredisce che ne so, cioè del fuoco e rientrano tutti gli esplosivi ovviamente. Rientrano le bottiglie Molotov, rientrano i suicide bomber, come si chiamano i suicide bomber? Tutti quelli che incendiano, Esatto, tutte le incendiano, cose che fanno saltare provocano. per aria. Un altro tipo di aggressione è l'avvelenamento. L'avvelenamento è un tipo di aggressione più subdolo, ma ugualmente pericoloso. Per cui noi dovremmo poterci difendere da quelli che ci somministrano, per esempio, cibi tossici o medicinali tossici, o Certo. avvelenano l'acqua, l'aria, la terra. Quello è un tipo di aggressione dal quale noi avremmo il diritto naturale di difenderci. Ah, Abbiamo, ecco, esatto. abbiamo, abbiamo. La difesa non copre soltanto noi stessi come individui, ma anche tutto ciò che noi proteggiamo. La nostra famiglia, i nostri animali, i nostri vicini, la nostra comunità, tutto ciò che è, diciamo così, nella nostra area di protezione. Sì. No? Noi abbiamo il diritto di difenderlo. E questo si riferisce anche alle proprietà. Quindi, Chiaro. se qualcuno ci vuole portare via una proprietà, noi non facciamo come non fanno i cristiani. Non ho Perché capito, come scusami. non fanno i cristiani, ma dovrebbero fare secondo il Vangelo, a chi ti vuole portare via il mantello, dagli anche la tunica. Ma No, anche lì, tanto non lo ognuno un fanno lo po', stesso. Ecco. secondo me, ognuno questa cosa la interpreta come può, come vuole, quando gli Sì, conviene. però Dal proprio dal punto di vista punto pratico, di vista non lo dharmico, fanno, tanto non lo fanno lo stesso. va bene. Dal punto di vista, diciamo così, pratico, né dal punto di vista simbolico, non l'hanno mai fatto, dire la verità. Per cui dovremmo
dovrebbero pure togliere il Vangelo, così almeno sono più onesti. Però, vabbè. E quindi nel diritto naturale è se qualcuno cerca di portarci via ciò che ci serve per la nostra, nostro mantenimento, la nostra Qualsiasi capacità furto, di sì. fare il nostro lavoro, eccetera, eccetera, noi abbiamo il diritto alla legittima difesa. Il tipo ulteriore di aggressione è quello, appunto, questo si riferisce anche all'occupare la terra, occupare la casa, occupare, cioè toglierci la possibilità di vivere. Qualsiasi invasione, quindi. Invasione e anche sfratto. Perché nel sistema vedico non esistono le case in affitto. Nel sistema vedico, ovunque uno all'interno del regno, dalla capitale, tutti sono d'accordo, i vicini sono d'accordo, il re è d'accordo, eccetera, eccetera, si piglia un pezzo di terra disponibile, ci costruisce su quello che gli pare, la casa fatta come vuole lui, e quella lì è casa sua. Se qualcuno cerca di buttarlo fuori o di occupargli la casa in un modo o nell'altro, quello è un aggressore. Certo. Allora, oggi Piccola noi abbiamo il parentesi, concetto della proprietà continuo a privata. condividere, piccola parentesi, continuo a condividere nel mio profilo social l'architettura indiana tradizionale, cioè è una bellezza mozzafiato. Continuo a condividere nel mio profilo social delle foto di architettura vedica Ah tradizionale, sì, dei temple. beh, sì, non stiamo parlando di architettura. No, è Comunque, un piccolo dettaglio. ok. Però, per esempio, la casa non è che c'è bisogno di essere un'architettura vedica. La casa può Chiaro. essere anche molto modesta, cioè, capito? Certo. Però il punto è che nel sistema vedico non esiste il capitalismo non fruttifero. Ok. Stamattina abbiamo parlato del collegamento tra Rata Yatra e la distribuzione delle ricchezze, Sì. no? E possiamo risottolinearlo nuovamente qui, che tutte le ricchezze, tutti i beni del regno Sì. devono essere utilizzati per il bene dei Praja. Quindi, un aggressore è uno che entra in casa tua dove tu vivi e abiti, te la invade, te la occupa e ti butta fuori. Questo Certo. si riferisce non solo alla casa tua, ma anche per esempio alla regione, alla città, alla nazione. Certo. Allora, quando arrivano gli immigrati e i rifugiati, più o meno fasulli, no? Nel sistema vedico, ok, pigliatevi un pezzo di terra non utilizzato, Zappate. costruiteci sopra quello che volete, lavorate e vivete felici e contenti, non rompete le scatole agli altri. Non aggredite nessuno, se non fate del danno per nessuno, potete stare qui finché volete. Il problema è che certi rifugiati fasulli invece sono più che rifugiati, sono invasori. Perché vogliono diventare i padroni, perché hanno l'idea che siccome Dio ha dato loro il potere di sottomettere, schiavizzare tutti gli esseri umani, animali, boh, che ne so, no? Per cui tutti devono lavorare per loro. Come si è Loro visto in merito totalmente nella storia che conosciamo. conosciamo e straconosciamo e basta che ci guardiamo intorno e continua la storia, no? Perché non, quelle ideologie non saranno riconosciute come perniciose e messe al bando come ideologie in pratica, non Certo. come ideologie teoriche. Ideologie teoriche uno può credere quello che vuole, Quello che vuole, pensare, infatti. credere quello, finché non rompe la scatola al prossimo, Ma finché infatti. non danneggia il prossimo.
Infatti, il lavoro dello kshatriya non è quello di andare a vedere che cosa dice, che cosa pensa, che cosa crede Pinco Pallo, eccetera, eccetera. Il dovere dello kshatriya è assicurarsi che non ci siano aggressioni, che non ci siano danni fisici. Perché finché si parla, si parla. Quando invece si comincia a fare dei danni, si comincia ad avere delle appropriazioni indebite, si comincia ad avere delle violenze, delle aggressioni, de fare le regole che diciamo noi e se voi non le seguite vi picchiamo. E lì no. E questo si collega al numero 6 della lista, che sono le aggressioni di tipo sessuale. Quindi, diciamo così, non è un'arma mortale, però, C'è argomento, ecco, ok. però ci Però siamo capiti, insomma. sì, può far danni molto gravi. Fa danni specialmente dal punto di vista psicologico e emotivo, Che sono danni che sono poi specialmente se forse i viene fatto peggiori. su bambini, che questo assolutamente non è preso neanche in considerazione dalla cultura vedica, Non perché ma volevo dove, ma parlare di questo chi, argomento, comunque. ma per favore. Non volevo parlare di questo argomento perché No, ma infatti, ma infatti. No, però si tratta sempre di un'aggressione che può fare anche dei danni fisici notevoli. non c'è bisogno di dirlo. Non c'è bisogno di elaborare, non andiamo a elaborare. Però questo, parlando della legittima difesa, questo purtroppo è un elemento, è un fattore, diciamo così, Sì, io non ho specificato che molto. non ho specificato che volevo parlare della legittima difesa tra persone adulte, perché per me ovviamente cioè, i bambini sono intoccabili per i Certo, miei valori. Cioè. infatti, infatti. No, ma comunque la persona adulta che vede che un bambino viene, diciamo, aggredito, Aggredito, molestato, sì. ha il dovere, il diritto Bene. e il dovere di intervenire. Intervenire, di metterlo al sicuro, sì. Anche applicando forza letale. Chiaro. Questo non è chiaro affatto per la cosiddetta giurisprudenza dominante, perché leggevo oggi che ci sono in prigione più persone che che hanno ammazzato il loro aggressore, no? Piuttosto Sì, che ma persone. cioè, i fatti di cronaca sono sconvolgenti, cioè. Esatto, ci sono. Cioè, far finta che non ci siano, diciamo, è così. Secondo il sistema vedico, una persona che viene aggredita in questo modo ha il Sì. diritto alla legittima difesa anche fino alle estreme conseguenze. Per cui se la persona aggredita gli spara un colpo in testa all'aggressore, ha fatto bene. A qualsiasi ladro, a qualsiasi A qualsiasi criminale, ladro, a qualsiasi avvelenatore, a a qualsiasi qualsiasi incendiario, appiccatore di incendi, appiccatore di appiccatore. cielo, cioè, secondo il sistema vedico, tutte queste attività di legittima difesa sono legittime. Certo. Ora, oggi vediamo che l'idea di legittima difesa è stata molto diluita, molto distorta, soprattutto per fini commerciali, per fini di lucro. Per esempio, negli Stati Uniti, le prigioni sono gestite da società commerciali, per cui più galeotti hanno e più guadagnano. C'è anche l'aspetto della spettacolarizzazione della violenza che secondo Anche la spettacolarizzazione viene, me no, non è a sappiamo caso, anche è lì è un'industria. basata su fini di lucro, È un'industria, o indiretto, sempre fini di lucro sono. certo. Per cui o diretto perché si ricevono un sacco di click e si monetizza il canale, no? Certo. YouTube, no? Oppure
perché c'è dietro, ci sono dietro delle lobby, ci sono dietro degli Certo. interessi che impiegano dei troll, incoraggiano i troll, no? Certo. Per cui più gente finisce in galera, no? E più loro ci guadagnano. Più gente, cioè, è tutto una, diciamo così, un gioco di interessi osceni, perché cioè, è una vera e propria oscenità dal punto di vista A sociale e culturale. me personalmente mi sconvolge molto di più sia la violenza simulata che anche in fatti di cronaca, dove mostrano la violenza letale, che la, ovviamente è sempre oscena, anche la pornografia in sé, però mi sconvolge molto meglio la violenza, ripeto, sia simulata che reale, filmata e pubblicata. La ritengo una diffusione estremamente negativa. Negativa, ma infatti molti ormai che sono stati desensibilizzati, Assuefatti, sì. no? Dicono, ma no, ma dai, è soltanto per ridere, è uno scherzo, divertimento, ma anche per esempio soltanto le candid camera O i videogiochi? e i videogiochi hanno rappresentato una svolta importantissima nella degradazione della società umana. Si è visto? Lo stiamo vedendo? E lo stiamo vedendo tutti i giorni. Ci stanno desensibilizzando perché la sensibilità, per esempio, come tu hai espresso, gli taglia i profitti. Non solo, ma c'è anche un'altra ragione nell'agenda dei cattivi, Gli amici, ecco. dei nemici, che è quella di avere delle scuse per imporre un maggior controllo sulla popolazione. Certo. Più la popolazione diventa, come dicevi giustamente prima tu, impazzisce, diventa patologicamente incontrollabile, no? E più c'è la scusa per potenziare il controllo. Per controllare cosa fai, dove vai, cosa dici, cioè, e questo va ancora molto più al di là del controllo del sistema medico. Nel sistema medico, il re e la sua, diciamo così, la sua famiglia, sia biologica che adottata, cioè la Sì. famiglia reale, l'amministrazione reale del governo, andavano in giro costantemente, pattugliavano costantemente, sulla propria responsabilità. Non dovevano seguire gli ordini dei politici, dei politicanti. Non dovevano seguire le leggi capestro, le leggi truffa, le leggi manipolazione, no? Erano sinceri nel proteggere i pragi, proteggere. Come dice la Bhagavad Gita, proteggere i buoni, distruggere i malfattori. Ed è facile, non è che ci vuole l'avvocato Azzeccagarbugli per capire chi sono i buoni e chi sono i malfattori. Se uno sta facendo una cattiva azione, è un malfattore, uno che fa del Chiaro, male. chiaramente, Oh, più chiaro chiaramente. di così, cioè, capito? I buoni sono gli innocenti, sono le persone che collaborano con la società, che fanno il loro lavoro in modo onesto, sincero, che si comportano bene con gli altri, no? Queste sono persone buone. Queste persone buone non vengono protette oggi come oggi. I malfattori non vengono distrutti perché c'hanno sempre l'avvocato. Gli avvocati campano su quello. Cioè, E non l'avvocato. solo gli avvocati, dai. Appunto. Ecco, lasciamo perdere gli avvocati. Vabbè, quindi questo è il quadretto della legittima difesa. Questo risponde alla tua domanda. Sì. Abbiamo Sono analizzato altri punti. abbiamo analizzato l'aspetto fisico, giustamente, Ok, con le sei bravo, aggressioni. esatto, giusto, giusto. Per quanto riguarda invece l'aspetto mentale, verbale o mentale, Sì.
uno può difendersi sullo stesso livello. Il concetto etico anche degli kshatriya, lo kshatriya può combattere contro un nemico che sia più o meno sullo stesso livello. Non è che deve andare giù con il martello pneumatico per rompere una noce. Quindi le offese verbali, le aggressioni verbali, no? Chiunque può contrattaccarle con un'adeguata difesa verbale, se vuole. Certo. Però, siccome, diciamo così, l'aggressione verbale, specialmente in Kali Yuga, non è che fa un granché, lascia un po' il tempo che trova. Per cui noi cerchiamo di tollerare Cosa senza farci significa lasciare il disturbare. tempo che la cosa significa lasciare il tempo che trova? Non ho capito. Non fa così tanto danno. Beh, comunque la parola provoca sofferenza, cioè E vabbè, allora rispondi con moltissime. le parole. No, certo, Cioè, ma non è che se tantissime. uno ti dà dello scemo, tu con la legittima difesa gli puoi sparare in testa. No, ma infatti. Ah, questo era il No, concetto. no, no, no. Volevo dire che cioè, mi fa riflettere che molte tradizioni consigliano di stare estremamente attenti a come si parla e come si rivolge alle parole, Ah, anche delle. certo. Ma noi vediamo la cosa non dal punto di vista dell'aggressore, ma di chi riceve l'aggressione e quindi Certo. ha una possibilità di legittima difesa. Quando parliamo di legittima difesa, non stiamo parlando di offese, Chiaro. stiamo parlando di difesa. Quindi è chiaro che la cultura vedica, così come le altre culture civili, raccomandano di comportarsi bene, di essere gentili, di essere, diciamo così, positivi, amichevoli. Anzi, la cultura vedica ti dice che bisogna essere amichevoli verso tutti gli esseri, che dire delle persone ben educate. Chiaro. Quindi va al di là della buona educazione, no? Però noi stiamo parlando di legittima difesa. Quindi non è che noi dobbiamo stare attenti a non aggredire. Certo che dobbiamo stare attenti a non aggredire. Cioè, ma questo andava da sé. Sì, Quindi una persona non aggredire né pacifica, fisicamente né pacifica, quindi con verbalmente. Né, esatto. persone pacifiche con dei valori come me, te e altri, Bravo, bravo, bravo. devono interessarsi Queste a persone sapersi difendere, possono, sì, in esatto. maniera più efficace e darmi capo. Possono difendersi legittimamente con la legittima difesa a seconda della gravità dell'aggressione. Chiarissimo, Di chiarissimo. nuovo, se uno mi dà dello scemo, cioè, o della truffatrice, come Ah, ben ahimè. conosciamo ahimè, i poveri decerebrati invidiosi che cercano di. Ah, vabbè, ok. A me che mi fa? Ma appunto nulla. Mi fa neanche mezzo baffo, perché Forse un po' di fastidio. le mie attività le possono vedere tutti. Cioè, Sì, c'è. dice, ok, Cara Macarona è una truffatrice. Vabbè, scusa, chi avrei truffato? Fammi capire. No, dimmi, Sei magari non ben, me ne sono accorta. sei, come ti dicevo, sei ben conosciuta e citata in altissimi circoli di studio. Ehi, sono conosciuta un po' dappertutto. Non Ma in era la mia maniera, intenzione essere conosciuta. molto, ma molto, cioè, stimata e Sì, cioè, vabbè, voglio dire, ti si cita e ti si. io considero tutto questo come, diciamo, questa, diciamo così, queste citazioni, queste convalide di cui stai parlando, le considero come uno strumento per il mio lavoro, non una Certo. situazione per il mio ego personale, Ma perché. no, ma no, Esatto, nel senso che io non mi faccio pagare, tanto per lo so, cominciare. non volevo No, elogiare, chiariamo volevo per il pubblico, sottolineare no, quanto chiariamo tu hai, cioè, quanto hai fatto per il pubblico. e Esatto, che. quindi lasciamo, di solito quando c'è un'aggressione verbale, anche, come dire, sistematica, violenta, eccetera, eccetera,
La cosa migliore è lasciare che i fatti smentiscano le Certo. calunnie, no? Sì, poi ci Poi, sono le varie giurisdizioni, la premeditazione, la sì, esatto. vabbè. Comunque poi alla fine della storia in Kali Yuga Sì. non esiste cattiva pubblicità. Come dicevano, dicono probabilmente ancora, gli strateghi pubblicitari, parlate anche male di me, ma parlatene. Perché è una pubblicità gratis, dalla sera la gente dice, ma no, ma non è possibile. No, andiamo a vedere. E da lì tutta l'industria del gossip. E da lì tutta l'industria del gossip attacca soltanto con gli imbecilli, che non si trovano nella capacità neuronale, no? Certo. Di capire che bisogna andare a verificare. Sì, Quindi prendono qualsiasi spazzatura come oro colato e la spargono in giro nei campi vabbè. a fertilizzarli. No? Ma tutto sommato si crea anche, vabbè, il Esatto, si crea un po' lavoro, di dai. movimento, si crea, Ma si crea hai lavoro capito? soprattutto, dai, tutto Esatto, adesso sommato. il canale Io mi YouTube è faccio quattro arrivato risate. a 300 iscritti e i video che pubblico proprio a distanza di un giorno o due cominciano ad avere 100-150 visioni. Magari non stanno a vedere tutto, no? Perché Certo, la certo. gente, molte persone oggi come oggi, hanno un attention span che va sui livello TikTok. Puoi ripetere il termine inglese? Attention span, una soglia di attenzione, Attenzione mentale, una sì. La finestra di attenzione curva mentale, no? Che è sul livello di dell'attenzione TikTok. psicologica. 5 minuti, 3 minuti, insomma. Per cui, Mamma, anch'io mi sono messo a studiare i social per i miei contenuti che sai, musicali, me ne sono accorto anch'io. esatto. Allora, noi stiamo cercando persone di qualità. Chiaro. Stiamo cercando persone che hanno un certo livello di intelligenza, come dire, di Capacità, saggezza, di informazione, di volontà. capacità di comprendonio, no? Gli altri che il comprendonio ce l'hanno scarso, vabbè, cioè, che si divertano pure. Cioè, ovviamente non fa bene a nessuno, non fa bene a loro, non fa bene alla società, no, però non sono affari miei. Chiaro, non sono affari nostri. Esatto, quindi questo è il concetto della difesa contro gli aggressori verbali. Benissimo, Vabbè, se benissimo. possiamo fare qualcosa che aiuta la società dissipando i dubbi, eccetera, eccetera, facciamolo pure. Però Chiaro. non è che cioè, chiaro, quando questi decerebrati scrivono le lettere anonime alla polizia è un pochino più dannoso, sempre nell'aggressione verbale, però poi scivola Ma nell'aggressione parli di fisica. fatti di cronaca o se posso cose che sono successe a Ma persone che cose che conosci? sono successe. I soliti Sì. I noti. soliti noti. Sì, che noi conosciamo benissimo. Sì, lettere anonime, la polizia, lettere anonime di qua, di là. Di... Sì, ok. Ma sai, è tutto karma, eh? Ma sicuramente, Quindi, tutto noi, sommato, è se anche un possiamo bene fare che ci sia. qualcosa, esatto, per difenderci in modo, diciamo così, dharmico, lo facciamo. Se no, ci affidiamo al karma. Ma chiaro, Capito? tutto sommato, cioè, è anche un bene che ci sia un minimo di controllo digitale, anche sappiamo che se le pseudo intelligenze artificiali Ma il fanno di quello. problema è no, momento, momento. Il problema è la famosa domanda: chi controllerà i controllori? Perché il controllo digitale, purtroppo, come tutti i tipi di controllo non qualificato dal punto di vista etico, Sì. no, finiscono per punire i buoni e facilitare i malfattori. Ma addirittura quegli algoritmi stanno capitando di quelle assurdità, cioè basta vedere nei social, ad esempio, sì. Sì, ho visto anch'io di casi, Il cioè, controllo lasciano digitale un giro. non si occupa affatto delle
dei posti veramente tossici, veramente virulenti, Violenti violenti osceni, virulenti, sì. che spargono, ma se dici la parola che comincia con la V e finisce con la S, ti taglia via, Ok. ti cancella. La famosa delete culture. Sì. Quindi il controllo digitale, come qualsiasi altro tipo di controllo, dovrebbe essere lasciato alle persone che sono veramente competenti e qualificate eticamente. Eticamente. Gli kshatriya nel sistema vedico non venivano eletti da una massa di pecore e finanziati dagli Asura. Certo. Erano formati dal guru, cominciando dalla gurukula, e la prima cosa che nella gurukula si imparava era il dharma. Erano i principi del dharma. E se lo studente non veniva riconosciuto come una persona degna di ricevere gli insegnamenti, non veniva accettato dalla gurukula perché il guru aveva la piena responsabilità e il pieno potere. Ma certo. Per cui se arrivava un cattivello, un piccolo criminale in erba, no? Non è che gli davano una classe speciale con gli insegnanti speciali. No, non dicevano, no, tornatene a casa. Vai ad affliggere i tuoi parenti, non, e più non ci accasciare dal punto di vista sociale. Certo, vai ai tuoi parenti, non ho capito, vai a... Torna a casa dai tuoi Ah, parenti ad certo. affliggere i tuoi Ah! parenti. Non venire qui a affliggere la gurukula la società, perché noi non ti mettiamo nella categoria degli kshatriya, mi spiace. Ma neanche se il tuo papà ci porta una borsa d'oro, Chiaro, chiaro, chiaro. capisci? Mentre invece oggi come oggi il sistema educativo accademico non segue queste linee. Per cui le persone vengono messe in posizione di autorità, di potere, a prescindere dalle loro qualificazioni etiche. Va bene, non c'è bisogno di dirlo, è sotto gli occhi di Non tutti. Certo. andiamo a scavare, però questa è la situazione. Quindi, dal punto di vista dell'autodifesa, della legittima difesa, ci vorrebbero degli kshatriya qualificati. Gli kshatriya qualificati vengono formati dai brahmana qualificati, e lì peggio che andare di notte, come si Ma suol una dire. cosa che mi domandavo, in caso di, ahimè, guerra o non so, conflitti tra città-stati, gli kshatriya numericamente erano una porzione ridotta della società o... Certo, però in casi di emergenza Sì? chiunque può difendere se stesso e gli altri che dipendono da lui. Ma tipo gli kshatriya... Non lo so, formavano nell'emergenza delle altre persone che si volevano unire nella difesa. Sì, certo, formavano per quanto la persona in oggetto era capace di essere formata. Chiaro, chiaro. Ma infatti la fanteria non era fatta da kshatriya, la fanteria in generale era fatta da shudra, Ho capito, cioè addestrata ed... perché bastava che gli insegnavi a maneggiare una spada e una lancia e gli kshatriya erano soprattutto i leader, le guide, gli strateghi, I quelli che generali. organizzavano, quelli che combattevano, diciamo così, contro persone che erano allo stesso livello, Chiaro, chiaramente. no? Gli Shudra sapevano che dovevano combattere per difendere il regno, difendere la città, difendere le loro famiglie, difendere i loro beni, quindi prendi il manganello, prendi la spada, prendi la lancia, non ci vuole un granché. Chiaro. Purtroppo, appunto, se uno shudra era in grado di essere addestrato come kshatriya, tanto meglio.
quindi veniva accettato come kshatriya anche dal punto di vista sociale. Però uno kshatriya deve seguire delle regole, ha dei doveri religiosi, dei doveri professionali. Chiaro. Un soldato shudra che viene mobilitato contro un'invasione alle frontiere non ha bisogno di seguire dei doveri particolari, perché non è lui in generale che si prende la responsabilità di proteggere tutta la Certo. società. Immagino che anche all'interno degli kshatriya esistessero, non dico dei gradi, ma... Sì, certo, ci sono livelli di qualificazione. Infatti Certo. c'erano gli ekarati, i dasarati, i maharati, a seconda delle loro capacità, proprio dal Meraviglia. punto di vista di combattimento. Per quanto riguarda il Dharma e l'etica, tutti gli esseri umani all'interno del Varnashrama Dharma, quindi compresi i Shudra, Sì. erano educati a seguire i principi fondamentali del Dharma. Come abbiamo accennato nel discorso che abbiamo fatto sul vegetarianesimo, nella società vedica anche i Sì. Shudra erano vegetariani. Anche i Shudra osservavano i principi di base dell'onestà, della compassione, della Della pulizia, pulizia e dell'autocontrollo. dell'autocontrollo, perché se non si seguono questi quattro principi di base, Certo. E cioè, poi ovviamente della cooperazione sociale, sì, beh, e via certo, dicendo. cooperazione sociale nel senso che fai parte della società e collabora, perché anche se tu non collabori in modo specifico con il sistema sociale, però prendi quello che ti arriva, normalmente fai il mendicante e va bene. Però se ti vuoi appropriare indebitamente di ricchezze, risorse, eccetera, eccetera, senza collaborare con la società, allora diventi un aggressore, perché diventi un ladro, diventi Certo. un brigante, cioè, e quindi diventi un non collaboratore, per Non cui vivi nel Dharma. vieni estromesso. E se insisti, non solo vieni estromesso, ma vieni anche tarellato, fino, se necessario, fino alle estreme conseguenze. Chiaro. Questa è la situazione. Questo ha chiarito tutto. Sì, adesso mancherebbe l'aspetto sottile. Se... L'aspetto sottile o mentale in Kali Yuga facciamo finta che non esista. Ah, Perché quando si sentono in giro queste storie di pseudo, che non so come definirli, cioè malefici, malocchi che sembrano avere ah, effetti. malefici malocchi, ma lì sai, non è soltanto mentale, diventa anche verbale e diventa fisico, perché se tu fai un rituale Sì. per chiamare in ballo dei fantasmi, Mamma per mia. creare Guarda, problemi fisici. cioè, se comincio a balbettare vuol dire che, ma senza toccare questi argomenti, ma tipo quando senti delle persone che fanno delle cose per colpire una persona, per fare dei malefici, non Sì, beh, so. allora, bisogna capire in che modo questo maleficio viene applicato. Perché se è un maleficio fasullo che non ha nessuna. Se uno ti. Certo. Per esempio, tu non so se hai presente Harry Potter. Beh, è conosciutissimo, sì. C'hai presente il famoso incantesimo imperdonabile, l'Avada Kedavra. No, allora, devo aver visto solo uno al cinema, però mi ricordo poco. A Ok, parte che mi sono terrorizzato come se fosse un film horror, ah, cioè, ecco appunto. Cioè, per gli effetti se speciali, uno cioè. fa un incantesimo verbale, no? Se è un incantesimo alla Harry Potter, non funziona perché Harry Potter non Ok, esiste. certo. Cioè, lui pensa che sta facendo la magia nera. Beh, Ok. in realtà, il peggio che fa è che tira il collo a una gallina e fa un po' di disegnini sul muro, voglio dire, Certo. cioè, vabbè, ok. Roba da, cioè, da signore delle mosche, sì, ma non
Non è veramente Roba da signora delle pericoloso. mosche sarebbe? Eh? Roba da signora delle mosche Ah, sarebbe? Il Signore delle Mosche? Il Signore delle Mosche è un famoso libro che ce l'ha fatto pure il film, di un gruppetto di ragazzi, di bambini, Sì? che si ritrovano da soli sull'isola deserta e fanno la loro società tra loro. Sì? E diventa un disastro. Ho capito. Il Signore delle Mosche è il nome che, diciamo così, la traduzione cristiana della deformazione cristiana Belzebù, Ah, ok, che vabbè. in origine era Baal Shebab, che Certo. era la divinità, diciamo così, Baal, Al, El, no? Ok. Dei cananei, che non aveva niente di demoniaco. Ah, però il signore nel libro Il Signore delle Mosche praticamente diventa una specie di scuola elementare di diavoletti, di Mi bambini permetto terribili. Di citare Dimmi. Paramahansa Yogananda. Ad Ah, ecco. esempio, quando lui racconta che era bambino, per scherzo, fa delle affermazioni ripetute e se non mi sembra gli si forma un bubone alla sorella, cose di questo tipo. Non so se ti risulta. Nessun Non mi ricordo, ma va bene. problema. Leggendo in pratica l'autobiografia di uno yogi, Paramahansa Yogananda appunto racconta questa storia dove lui ripetutamente dice, mi sembra, a sua sorella, guarda che ti faccio venire un bubone, guarda che ti faccio una cosa di questo tipo. Vabbè, ma quello lì comincia a essere un'aggressione verbale, non più mentale. È fisica, ho capito. Per cui con l'aggressione verbale, se tu hai una determinazione sufficiente, una cattiveria sufficiente, un potere di manipolazione, di suggestione sufficiente, la Sì. persona che viene attaccata, se ha una mente debole, il bubone gli viene. Certo. Però se ha la mente debole, non è che Certo. tu gli hai fatto venire il bubone, se l'hai fatto venire da sola il bubone, perché ha scelto di ascoltare la tua aggressione verbale e interiorizzarla. In poche parole, ci ha creduto. È stato? Ci ha creduto. Ma ci ha creduto, ok. Su questo concetto, su questo principio, si basano anche i placebo e nocebo Della medicina. della medicina ufficiale. Per cui ti dicono che questa iniezione ti proteggerà dal contagio, e tu dici, oh, ci credo, sì, oh, mi sento meglio, mi sento già meglio. E vabbè, ok, si chiama placebo. E nello stesso modo nocebo, nel senso che tu, se pensi che quell'iniezione ti farà male, no, è più probabile che ti faccia male, a prescindere da quello che c'è veramente nell'iniezione. Ma questa è un'aggressione che non possiamo chiamare un'aggressione semplicemente sottile. Questa è un'aggressione verbale, Sì. perché non resta solo nella tua mente. Un'aggressione mentale, sottile, mentale, resta nella tua mente. Può fare il Reiki negativo, Certo. ma non può farti venire il bubone, perché, cioè, Certo. il bubone devi essere convinto che ti viene, quindi te la devono dire. Quindi dal piattaforma mentale deve passare alla piattaforma verbale. Il che è quasi inevitabile, perché se uno continua a macinare, rimasticare l'aggressione che si vuole fare verso un'altra persona, se si continua a mantenerla e a tenerla accesa, diciamo, alimentare la stufa, no? Dell'aggressione mentale, dopo un po' diventa verbale. Capito? Ma Altro, quindi, sì. se posso chiedere, Sì, dimmi. a livello vedico, quindi una maledizione, cosa sarebbe a livello vedico? La È un'aggressione maledizione è sottile? un'azione verbale Sì. sostenuta da una, diciamo così, energia psichica, però Sì, quindi diventa mentale. verbale. Sì, ok. E questa energia negativa
va a, diciamo così, impattare Sì. la mente della persona che riceve la maledizione. Certo. Ora, se questa persona ci crede o meno, può avere dei risultati variabili. Ma più che altro, anche diciamo prescindendo da tutto questo, la maledizione in sé Sì. è una manifestazione del karma. Ah. È praticamente un veicolo per il karma. Quando tu maledici qualcuno che ha fatto del male, come facevano per esempio i rishi, i brahmana nel sistema Appunto, sì, vedico, mi venivano in esatto, mente tutte le maledizioni citate nel. questo tipo di azione è un veicolo che ti mette, come dire, ti mette la sirena e il booster del carburante per il karma. Praticamente ti apre una corsia preferenziale per il karma. Quindi, tra virgolette, maledire chi ci fa del male veramente pesante ripetutamente è dharmico? Può essere dharmico nel senso che gli rimani dietro il karma, però come tutto ciò che noi possiamo fare, anche a livello di legittima difesa o di dovere professionale da kshatriya, eccetera, noi dobbiamo farlo senza attaccamento e senza passione, Ovviamente senza croda, senza rancore, senza odio. kama e senza croda. Perché se noi lo facciamo con kama e croda, noi anche noi facciamo del karma a nostra volta. Se noi Ci ritornerà. semplicemente ci rendiamo conto che quella persona dovrebbe essere fermata per il suo bene. Perché se va avanti, se non riceve su già velocemente il karma che deve ricevere, andrà avanti a farne sempre di più e andrà a finire ancora peggio. Quindi la maledizione dei rishi in realtà è una benedizione. Sì, come. Perché, diciamo così, mette una come dire, una transenna per evitare che il criminale commetta ulteriori crimini che gli porteranno ulteriore karma. La stessa identica cosa dello kshatriya che prende lo spadone e ti fa una, come dire, una ridistribuzione di tessuti organici al Ah, ho capito. criminale. Cioè, non è che fa il cattivo karma. Sì, una parte di karma lo fa lo kshatriya, ma è proporzionale all'attaccamento dello kshatriya verso l'azione. Quindi, quando Krishna dice a Bhagavad Gita, Balam Balavatam Asmi, Kamaraga Vivarjita, io sono la forza del forte, cioè uno che fa un'azione di forza, che è libero dal desiderio e dall'attaccamento. Se tu mandi una maledizione a chi ti ha fatto molto del male, io direi che il desiderio e l'attaccamento ci sono. E anche il giramento di. Ma il giramento dipende se viene dall'attaccamento oppure se è soggettivo o oggettivo. Ho capito. Se il giramento è oggettivo, cioè tu ti arrabbi per l'azione in Certo. sé, non per il fatto che te l'hanno fatta a te. No, Se il giramento è non seguo questa cosa. Beh, soggettivo, se io porto rancore verso rancore, tra virgolette, se io cioè, mi ricordo di una persona che mi ha fatto ripetutamente del male, consapevolmente, adultamente male, ogni tanto mi viene non mi lo viene so, da ma mandargli questo bolle qua è di un luce problema tuo, colorata. non è un problema suo. Cioè, tu hai il dovere e il diritto, il diritto e il dovere di difenderti, anche quello di lanciare maledizioni, ma non perché te l'ha fatto a te il danno, Ma perché l'ha fatto al bene, alla perché l'ha comunità? fatto, ha fatto un danno.
Quindi è una persona che va fermata. Sia che il danno l'ha fatto a te, che l'ha fatto a tuo fratello, che l'ha fatto al vicino di casa, che l'ha fatto uno che tu non hai mai visto né conosciuto, però sai che ha fatto il danno, no? Che il danno c'è. Sì. Questo ti dà il diritto alla legittima difesa. Non solo legittima difesa tua, ma anche legittima difesa di altri innocenti, di altre persone buone. Certo. Ma la legittima difesa non è vendetta. Perché la legittima difesa è diversa dalla vendetta. Certo. La vendetta è sostenuta dalla cultura dominante, ma la legittima difesa no, per assurdo, no? Mentre invece la legittima difesa dovrebbe essere sostenuta e la vendetta dovrebbe essere scoraggiata. Ma non perché è l'azione che viene scoraggiata, è la motivazione che viene scoraggiata. L'azione può essere terribile, Certo. terrificante, cioè roba che tu non riusciresti neanche a guardarla. Però Ma certo. è la motivazione che è diversa. Deve essere un esempio anche per gli altri, cioè può essere un esempio anche per gli altri. No? Perché se tu, come dice, cioè, tutti quelli che vedono una punizione esemplare, se il punito era veramente un criminale, ci pensano due volte. Anche loro, no? Per esempio, io mi ricordo appunto nella cultura dei vichinghi, per esempio, che non erano mica delle mammolette, No. come si suol dire, come No. dire, Fluffy Bunny, no? Coniglietto, bello ciccio, bello. No. E la famosa, quella che si chiama Blood Eagle. Che non so se esiste una traduzione in italiano, ma il Blood Eagle La Eagle, ok, è il so di dove bello si già tratta. capito, e no, è meglio Tralasciamo. non descrivere. No, direi di no. Ed Ma era si una sa che quella punizione non ti... Certo. riservata a persone che avevano fatto grandi danni, persone che dovevano essere punite pubblicamente per alleviare sentimenti di sofferenza delle Ma vittime, certo. no? E questo ha un motivo, però se rimane un motivo oggettivo, allora è libero dal karma. Se invece diventa un motivo soggettivo, egoistico, negativo, che porta a negatività, e allora purtroppo karma negativo a nostra No, volta. chiaro, 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 chiaro. Comunque la Ok. maggior parte dei fattucchieri in realtà sono... No. Ah. Cioè al massimo bazzicano coi fantasmi. Dopo sappiamo che con che, come si dice, Cioè, che conseguenze pagano, se però. un fantasma ti attacca e tu hai una struttura mentale, un addestramento mentale stabile, non è che ti fa un granché, eh. Perché tu devi permettere al fantasma di fare quello che vuole fare lui. Ad esempio, quando si... E Esattamente come addestrare la nostra mente. ad esempio, quando si invoca la protezione del signore Narasingadeva, ad Ma esempio, si invoca la protezione di o qualsiasi di altre forma forme divina, feroci del divino, o... Narasingha, Shiva, Kali, cioè chiunque vuoi, Sì. qualunque personalità divina vuoi invocare. Tutte le forme feroci della Le divinità, sì. forme feroci, le forme benevole, qualsiasi, cioè le forme, quando tu invochi e mediti sulle forme feroci della divinità, tu praticamente ricevi il potere dalle forme feroci della divinità. Nel senso che sì, le forme della divinità possono anche intervenire
personalmente, ma in generale quando noi meditiamo su una forma, noi ci colleghiamo dal punto di vista sottile, spirituale, metafisico, con le qualità di quella forma. Quindi Certo. manifestiamo queste qualità noi stessi. Cioè, per cui già questo sarebbe sufficiente. Se poi non è sufficiente, vabbè, allora vediamo, può anche, cioè, la divinità può anche intervenire personalmente, però non è che ogni Certo. volta che ci sbucciamo un ginocchio dobbiamo chiamare, cioè, quindi, oh, dice che solo tu mi puoi aiutare. No, vabbè, insomma. Spero non sia rivolto a me, perché no, figuriamoci. Cioè, No, chiaramente quando eventualmente ci si sente in pericolo grave, tipo di certo. aggressione, mobbing. Meditando sulla divinità, noi praticamente ci immergiamo nella consapevolezza della divinità e irradiamo la consapevolezza della divinità. Quindi i Ok. malintenzionati di solito dicono: vabbè, qui tira aria, tira una brutta aria, è meglio che ce la diamo. Chiaro. Perché Fantastico. tutti gli esseri negativi vengono, diciamo così, allontanati dalla potenza spirituale, dalla purezza, dalla trascendenza. È normale. È chiaro? Sì, chiarissimo. Molto bene, molto Ok. bene. Magari per concludere dovrebbe. Il discorso dovrebbe comunque centrare, parlare di un sano ego, i vari discorsi sul falso ego, perché si sente in giro fuffare, non bisogna guardare l'ego, non, cioè, tu dici che Guarda, comunque. io consiglio di fare un video dedicato proprio all'argomento. Allora, perché è bello, bello tosto. Perché è un argomento che va al di là della legittima difesa. Ah. Pensavo fosse, ok? È collegato, ma è molto più grosso di Ok, questo. Quindi non allora è così una nota a piedi pagina. Bisogna fantastico. Allora capire cos'è il comunque vero ego e il falso ego. ci organizzeremo, magari è un Sì, video che è già affrontato, immagino. esatto, non c'è problema, va bene, dai. Ok. Allora chiudiamo qui. Grazie Grazie mille, bellissimo come sempre. a te, grazie a te.